Cari amici di Opera Classica, cari amici argentini di Eco Italiano, benvenuti in questo nuovo video di Serena conduce Opera Classica nello spazio di Opera e Caffè. Io qui ho un buon caffè cortado e ho la lettera. Adesso andiamo a scoprire per questa puntata di Opera e Caffè qual è la trama che in questa lettera misteriosa vi dovrò leggere. Eccoci qua. Il trionfo dell'onore di Scarlatti. Quindi vi leggerò la trama di questa opera davanti a un buon caffè. Il trionfo dell'onore è un'opera comica in tre atti di Alessandro Scarlatti sul libretto di Francesco Antonio Tullio, che firmò il testo con lo pseudonimo di Colantuono Ferrantisco. Ecco la trama. La trama ha luogo a Pisa e nella sua campagna del XVII secolo. Atto primo. Dopo aver sedotto e abbandonato Leonora, Riccardo si reca con Rodimarte Bombarda in casa di Flaminio, suo zio, che pur essendo fidanzato con Cornelia, non disdegna di corteggiare la domestica Rosina. Leonora, giunta a Pisa alla ricerca del proprio seduttore, di cui è innamorata, viene invitata in casa di Cornelia, dove però alloggia anche Doralice, nuova fiamma di Riccardo. Le due giovani scoprono di nutrire entrambe scarsa stima nei confronti del comune amante. Nel contempo, a casa di Flaminio, il capitano Rodimarte, approfittando di una visita di Leonora al suo promesso sposo, duetto Sì mia gioia, sì mia vita, fa una serrata corte a Rosina, vantandosi di aver partecipato a inesistenti imprese guerresche, con un'irresistibile viscomica messa in evidenza dai bei versi di Tullio: il mio secondo vanto è la bellezza. Atto secondo. Erminio, fratello di Leonora e perdutamente innamorato di Doralice, sfida Riccardo a duello per vendicare l'onore di sua sorella. L'indimenticabile quartetto che chiude l'atto Bella, taci, si struttura su una linea melodica vagamente languida, priva di ornamentazioni superflue ed è proteso verso l'approfondimento psicologico dei quattro personaggi che vi partecipano. Erminio e Leonora, feriti nei propri sentimenti, si confrontano con Doralice e Riccardo, insensibili all'altrui dolore. Atto terzo. Flaminio coglie in flagrante Rosina e il capitano, ma anche egli viene sorpreso ad amoreggiare con Rosina dalla propria fidanzata Cornelia. Il duello fra Flaminio e Riccardo, preannunciato nel primo atto, termina con il ferimento di Riccardo. Costui, pentendosi della propria natura, volubile e incostante, e sentendosi ancora legato a Leonora, torna da lei. L'opera si chiude con un concertato, Che sento, o me felice, in cui partecipano tutti i personaggi dell'opera. Riccardo chiede perdono ad Erminio, suo futuro cognato, e a Leonora, che confessa di amarlo ancora perdutamente. Doralice si riconcilia con Erminio e Flaminio con Cornelia, mentre Rodimarte ha finalmente trovato in Rosina la donna della sua vita. La virtù viene esaltata e tutti applaudono con lieto grido il trionfo dell'onore.
questa è la trama che abbiamo letto oggi, il trionfo dell'onore, la trama e la lettera, ecco qua. Il mio caffè è finito ed era buonissimo, spero che questo momento di opera e caffè, quindi tra la trama del trionfo dell'onore di Scarlatti sul libretto di Tullio e questo buon caffè portato, vi sia piaciuta. Fa molto caldo e spero che abbiate passato questi minuti leggeri e all'insegna della musica e della conoscenza. Quindi io vi ringrazio, auguro a tutti buon caldo, buona salute e buona musica da Serena Conducio, Opera Classica, nello spazio di Opera e Caffè. Ciao!